Vediamo se arriva. Attenzione, attenzione, un'occasione incredibile per la Came. Il pallone recuperato. Attenzione perché potrebbe esserci l'incredibile beffa verso... Palla dentro a cercare Podda, ce l'ha sul destro, calcia in diagonale, trova la prima parata di Miguel Weber. Nuovamente Oitomeia, pressione alta da parte di Tuli, sbaglia ancora Oitomeia, allora Murilo Miani cerca di andare sul destro, incrocia e Weber alza il calcio d'angolo. Da Luberto, tocco di Mohamed, la palla prende uno strano giro, rimane in campo, gran palla di Mohamed, il suo sette viene murato. Si è chiusa bene la difesa del CMB in questo caso, non concedendo di fatto conclusione. Attenzione a Pulvirenti dall'altra parte, grande uscita di Luberto. Stazione, gran numero di Stazione sulla sinistra, poi va da Basile, cerca il sinistro, verso la porta, gran parata di Luberto in spaccata. A destra c'è Tuli, prova la conclusione, la palla rimane lì, e Weber e il palo negano l'1-1 a Podda. Giussico restituisce palla a Tuli, può arrivare alla pressione di Mohamed, che infatti ruba palla, sinistro di Mohamed, Pedro Siqueira alza in calcio d'angolo. E si resta con l'84 in possesso, palla toccata per il destro di Murilo, allontanato da Weber e poi Stazione mura a cabeza. Si avvicina a Stazione, destro di Stazione in diagonale, gran parata di Siqueira. Diaz può ripartire, Aniene, attenzione, Tornatore la mette in calcio d'angolo. Attenzione ancora con Tornatore che smanaccia. Scavetto per Rossetti, guadagna metri, prova a trovare spazio, lo trova in Giovanni Messina, conclusione, tacco di Musumeci a innescare Taliercio, ma parte il contropiede di Aniene, Portuga, Tornatore c'è, ancora lui, Tornatore, Ringhia, Galan, Matamoros, limite Vaporaki. Azione offensiva, è entrato anche Vaporaki, è entrato anche Matamoros che adesso... subisce un break, ma Tornatore! Volante, attenzione, subito Joselito, la parata con il volto da parte di Moretti dopo appena 15 secondi. Palla per Joselito, apre per Salas, si accentra Salas, il tiro respinto ancora, poi arriva Crema, doppio intervento di Buda Buzzi. Cambia con Foglia, ancora Sacon, e la grandissima parata da parte di Yuri Belobuono. Rischia Lido, perde il pallone di Ponto Salva su Ghi, grande errore. André, Coco, André, sempre loro due, si alza il Lido, bene il Pescara che trova Ghi, si gira il Toro, calcia di Ponto, in tuffo, in fallo laterale. Murilo, André di prima, gran palla per Ghi, spalla alla porta, si gira il Toro, il destro di Ponto, poi André. Colpisce malissimo, recupera Barra, riparte il Lido, Sanchez in area di rigore, Mazzocchetti salva! Ancora una volta la loro nazionale, intanto Arillo, la giocata pazzesca di Attilio Arillo con il destro e la parata di Carlos Espindola, primo squillo dei partenopei. Di nuovo Fortino, dentro per Arillo, si gira ancora splendidamente Attilio Arillo, poi il miracolo! Di Espindola sul tapin di Fortino, la Coelho, possibilità di superiorità numerica, ma ci prova Bruno Coelho. Taborda, punta Grasso, sinistro, Gagno, Turmena, suo l'assist per, attenzione qui, che errore da parte di Fernandinho, non ne approfitta clamorosamente Borru. Intanto ovviamente ricordiamo che si stanno giocando tutte le altre partite, e qui l'opportunità, destro Espindola. Ancora Turmena, poi Coelho, lo scarico per Fortino, il passaggio per Turmena che non riesce a trovare la porta. E Spindola che recupera il possesso, c'è spazio per Gianluca, attenzione, avanza il numero 77, prova il destro, avanza Gagno, ancora Marzio Gagno, carica il sinistro e Spindola. Salas fermato, poi la conclusione di Perugino con il miracolo di Spindola ancora. L'errore, il tocco, Fortino, mamma mia che cosa ha preso Spindola. Occhio qui ancora Dugherani che intercetta, prova a puntare Dimas, rientra sul sinistro, la lascia dal Cin, Tondi con i piedi a respingere la puntata di Duda dal Cin. La difende su Bagadini, prova a girarsi Ricciar che trova le mani aperte di Fabio Tondi. Prova a scambiare dal Cin, un'autostrada, calcia col sinistro
trova ancora una volta Fabio Tondi, più Marcelinho, Thiago Perez, poi ancora Marcelinho, Dimas dentro per Grippi che colpisce la traversa, poi Marcelinho non riesce a spingerla in porta. Grippi, Nicolodi rientra sul sinistro, ancora Thiago Perez.